Benvenuti all'inaugurazione dell'anno accademico 2023-2024 della Scuola Superiore Sufi dell'Università del Salento. Eric Satie, gymnopédie. Al pianoforte Alessandro De Riccardis, allievo della Scuola Superiore Sufi. Ringraziamo Alessandro De Riccardis per l'esecuzione del brano e accogliamo il magnifico rettore dell'Università del Salento, professor Fabio Pollice, il vice direttore della Scuola Superiore ai Sufi, professoressa Francesca Imperiale, la rappresentante delle allieve e degli allievi della Scuola Superiore Sufi, signorina Giulia Triolo,
la rappresentante del personale tecnico-amministrativo della scuola, dottoressa Simona Palermo. Accogliamo ora la nostra gradita ospite, la professoressa Clara Mattei della New School for Social Research di New York, accompagnata dal direttore della Scuola Superiore dei Sufi, professor Salvatore Rizzello. Invitiamo ora il magnifico rettore a porgere il suo saluto. Benvenuti, benvenute. Solo qualche indirizzo di saluto in un momento fondamentale della vita del nostro Ateneo. In un'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola Superiore dei Sufi, la punta di eccellenza del nostro progetto formativo, del nostro Ateneo, una conquista del passato e una promessa per il nostro futuro. Una scuola su cui tutti dobbiamo investire e tutti dobbiamo sentircene parte, la comunità accademica, le autorità civili che sono oggi presenti, le ringrazio per l'attenzione che rivolgono sempre al nostro Ateneo e oggi alla nostra Scuola Superiore dei Sufi. Io credo che i Sufi sintetizzi una parte fondamentale del nostro progetto, accompagnare le eccellenze del nostro territorio a contribuire allo sviluppo del Salento e del Paese, mettere in valore queste loro capacità distintive, fare in modo che quella vocazione che si è manifestata già spesso nella scuola si concretizzi poi nella vita attraverso il percorso universitario, un percorso, saluto in particolare i diplomati della Scuola dei Sufi che sono presenti oggi qui degli anni passati, perché io credo che possono più di ogni altro testimoniare quanto importante è stato quel percorso per il loro inserimento professionale, ma soprattutto per la loro esperienza di vita. Io le ringrazio, il mio ringraziamento va soprattutto a loro, perché una università, una comunità accademica, la qualità di una comunità accademica si misura proprio attraverso i propri laureati, diplomati in questo caso, perché è la loro eccellenza che è testimonianza dell'eccellenza dell'Ateneo. Ecco perché questo è un aspetto più importante. Però, e non vi sembri strano, in questo momento, quando noi mettiamo il tema delle disuguaglianze al centro del... Io credo che, vedete, noi abbiamo una grande responsabilità nel nostro Paese. Lo dicevo prima, è leggere, interpretare quelle disuguaglianze e proiettarci nel futuro con la convinzione che è nostro dovere risolvere un problema che rischia da sempre e ancor di più nel futuro di lasciare il nostro Paese indietro. Dobbiamo essere coscienti che questa è una priorità, ma in questo momento dobbiamo pensare anche la responsabilità che grava su tutti noi, sull'università in primo luogo, ma su tutte le istituzioni. Dobbiamo lavorare insieme per ridurre queste disuguaglianze, dobbiamo lavorare insieme per fare in modo che questo territorio, che il Salento, la Puglia, possa essere un esempio per il nostro Paese, per l'Europa e per tutta la regione euro-mediterranea. Io penso che questo si traduca in un progetto, io so che il direttore della Scuola dei Sufi lo condivide come tutta la comunità accademica, la Scuola Superiore dei Sufi deve essere sempre più
caratterizzata da un processo di internazionalizzazione, di apertura. Dobbiamo diventare e dobbiamo avere dentro di noi questo obiettivo, dobbiamo diventare un punto di riferimento nel paese e nel Mediterraneo, dal punto di vista dell'alta formazione. Lo possiamo fare perché abbiamo le qualità, abbiamo le competenze, abbiamo la passione per portare avanti questo obiettivo. Ecco perché il mio indirizzo di saluto si rivolge a tutti voi, perché vi sentiate nei diversi ruoli, nel diverso momento che attraversate della vostra vita, protagonisti di questo percorso. Perché questa strada virtuosa che vogliamo percorrere non può essere percorsa se non siamo tutti insieme, se non siamo davvero una comunità coesa e convergente. E io penso davvero che questo territorio possa, abbia e possa oggi dimostrare quanto questo può essere foriero di un futuro brillante per il nostro territorio. Grazie a tutti e a tutti. Invitiamo il direttore della scuola, professor Salvatore Rizzello, a presentare la relazione di apertura dell'anno accademico. Care allieve e cari allievi della Scuola Superiore Sufi, care studentesse e cari studenti, magnifico rettore, direttore generale, illustri autorità che ci onorate della vostra presenza, colleghe e colleghi, signore e signori, a tutti voi rivolgo il mio più caloroso benvenuto e un sincero ringraziamento per essere qui. La Scuola Superiore dei Sufi dell'Università del Salento è un centro di alta formazione che persegue la valorizzazione della qualità dell'offerta didattica e favorisce lo sviluppo delle conoscenze scientifiche interdisciplinari. Seleziona giovani talenti italiani e stranieri e offre loro una formazione di eccellenza e integrazione e a completamento degli ordinari corsi universitari, volta al conseguimento del diploma di licenza di scuola superiore universitaria. I Sufi fa parte del sistema nazionale delle 10 scuole superiori, recentemente costituitosi in alleanza, con il compito di favorire e facilitare azioni di sistema a beneficio degli allievi e degli allievi appartenenti a tutte le scuole superiori universitarie italiane, ed è una delle due scuole nell'Italia meridionale. L'altra è la Scuola Superiore dell'Ateneo di Catania. I Sufi intende dotarsi di una chiara identità, per contribuire allo sviluppo culturale, sociale, civile ed economico a livello locale, nazionale e internazionale. In ambito locale puntiamo a diventare un hub di conoscenze dialoganti attraverso un processo osmotico di contaminazione scientifica e culturale tra diversi saperi e competenze. Concretamente, questo percorso prevede una intensa collaborazione con tutti i dipartimenti, i centri di ricerca e i laboratori di Unisalento, i centri di ricerca del CNR e l'Istituto Italiano di Tecnologia. Queste collaborazioni sono già iniziate e saranno ulteriormente rafforzate con l'intento di consentire alle nostre allieve e ai nostri allievi di essere coinvolti nelle attività di ricerca, in laboratori che godono di prestigio internazionale e permetta loro di valutare adeguatamente l'opportunità di una futura professione nel mondo della ricerca. Con le istituzioni e le imprese del territorio, comprendendo ovviamente anche le province di Brindisi e Taranto, auspichiamo opportunità di confronto, elaborazione di idee e progetti innovativi di sviluppo sociale sostenibile e salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale ed energetico, che rappresentino adeguate occasioni di inserimento post-universitario dei nostri allievi a vantaggio delle istituzioni e delle imprese del territorio, che potranno usufruire delle loro competenze. Il nostro intento è inoltre potenziare le collaborazioni in parte già in atto con il Conservatorio Tito Schipa, l'Accademia delle Belle Arti e le associazioni teatrali per incrementare ulteriormente le attività artistiche che le nostre allieve e i nostri allievi già svolgono, con l'obiettivo di accrescerne la curiosità intellettuale, i livelli di creatività e la dimensione culturale in senso lato. A livello nazionale puntiamo a conseguire un duplice obiettivo: promuovere la scuola con un'azione mirata di orientamento innovativo,
per aumentare nel giro di pochi anni in maniera significativa la presenza di iscritti provenienti da fuori regione e, ove possibile, anche dall'estero. Rafforzare il nostro ruolo all'interno del sistema nazionale delle scuole che consenta di ampliare l'offerta formativa. In tal senso siamo impegnati a facilitare la partecipazione dei nostri allievi all'iniziativa di maggiore evidenza delle altre scuole e reciprocamente ospitare e coinvolgere gli altri nelle nostre attività più significative e rilevanti. Anche in questa prospettiva il coordinamento nazionale rappresenta una vantaggiosa opportunità da cogliere. In collaborazione con la scuola di Catania, in particolare, potremmo progettare iniziative congiunte volte a valorizzare il ruolo del Meridione nell'area strategica del Mediterraneo. È proprio in programma nei prossimi giorni un incontro con il direttore della scuola di Catania per elaborare questo progetto. Ma la sfida più impegnativa che ci attende è a livello internazionale. Il percorso formativo prevede per gli allievi e gli allievi un periodo di 6 mesi di attività all'estero. La fitta rete di collaborazioni dei nostri centri di ricerca e dipartimenti è già molto ricca e ad essa faremo affidamento. Tuttavia, per essere particolarmente efficaci, occorre puntare a una mirata azione di tutorato che faciliti scelte e percorsi e ne monitori adeguatamente l'attività. Anche su questo aspetto, la collaborazione con la rete delle scuole nazionali può essere molto proficua. Tuttavia, il vero salto di qualità lo faremo quando ci accrediteremo come centro di alta formazione interdisciplinare a livello internazionale. Un obiettivo certamente ambizioso, ma che abbiamo già deciso di intraprendere perché lo riteniamo ineludibile. Come sosteneva Edgar Morin, esiste un'ampia e grave inadeguatezza tra i nostri saperi disgiunti, frazionati, suddivisi in discipline da una parte e realtà o problemi sempre più polidisciplinari, trasversali, multidimensionali, transnazionali, globali, planetari dall'altra. Si tratta in sintesi di quelli che definiamo problemi complessi. Ebbene, per affrontare la complessità necessitiamo di nuovi strumenti e metodi che sono necessariamente interdisciplinari. L'interdisciplinarità, tuttavia, non è affatto accettata unanimemente. Al contrario, esistono nel dibattito scientifico contemporaneo rilevanti controversie tra gli strenui difensori della specializzazione e fautori di un necessario superamento dei rigidi steccati disciplinari. Non c'è dubbio che la specializzazione rappresenti ancora una delle condizioni per far evolvere la conoscenza umana, ma è altrettanto evidente che con il progredire delle conoscenze scientifiche la realtà si è rivelata sempre più complessa e articolata e da questo scaturisce la necessità di interrelazioni tra discipline anche lontane, magari indispensabili in passato. Ed ecco quindi che l'interdisciplinarità appare quasi necessaria per la ricerca che caratterizzerà l'università del futuro, perché il mondo si trova di fronte a una serie di sfide che non possono essere affrontate da nessuna disciplina isolatamente. Ciò che ci proponiamo è molto chiaro: partire da una solida formazione disciplinare per poi puntare sull'interdisciplinarità in senso forte come definitivo superamento di un confine epistemologico che consenta di scorgere nuovi orizzonti. Cominciamo con il fare tesoro delle esperienze di quei laboratori prima citati, dove lavorano fianco a fianco chimici, fisici, biologi, medici, ingegneri, antropologi, filosofi, eccetera, che gradualmente smarriscono le loro identità disciplinari originarie per fondersi in un unico gruppo che fa ricerca in maniera creativa, innovativa ed efficace. Il nostro primo concreto obiettivo è entrare a far parte della rete internazionale dei centri di ricerca e formazione interdisciplinare. Con questo intento abbiamo organizzato la ISUFI Summer School 2024, che a partire dall'11 luglio prossimo ospiterà presso la nostra sede i maggiori esperti a livello mondiale, quali Rick Zozak, professore dell'Alberta University del Canada, e Gabriel Bammer, professoressa dell'Australian National University. Accanto a loro, vari studiosi provenienti da diversi paesi europei animeranno workshop in cui saranno attivamente coinvolti i nostri allievi. E auspichiamo anche un numero significativo di allievi provenienti dalle scuole di tutta Italia e docenti del nostro Ateneo.
Oltre ad affrontare le controversie sugli aspetti teorici e metodologici, si punterà anche a elaborare strumenti operativi innovativi applicabili in vari ambiti di ricerca. La Summer School di Sufi dovrà essere un'opportunità decisiva per muovere i primi significativi passi nella direzione di un riconoscimento del ruolo che vogliamo esercitare anche nel panorama internazionale. Sempre nell'ottica di accrescere il livello di internazionalizzazione di un'offerta formativa di elevata qualità, ci occuperemo di alcuni dei grandi temi del confronto geopolitico contemporaneo, avvalendoci di esperti e studiosi di fama mondiale. Con riferimento al conflitto israelo-palestinese, che sta generando forme di grave radicalizzazione anche in Occidente, abbiamo organizzato una tavola rotonda e una conferenza che si terranno rispettivamente il prossimo 2 e 3 maggio e che vedranno confrontarsi su ebraismo e Islam, tra gli altri, Muhammad Ali Amir Muezzi, dell'École pratique des hautes études di Parigi, Meirim Barasher, dell'Università ebraica di Gerusalemme, e Michael Ebistein, sempre dell'Università ebraica di Gerusalemme, con l'intento, attraverso il dialogo, di sfuggire a immediate letture dicotomiche spesso fuorvianti e offrire un'opportunità di riflessione ad alto livello, partendo dall'indagare le radici di un fenomeno così complesso che faccia emergere i punti di incontro storico-religiosi tra le due culture. In giugno poi ospiteremo Massimo Cacciari per interrogarci sul futuro dell'Europa, altro aspetto di primaria rilevanza per tutti noi e le future generazioni in particolare. Nel perseguimento di questi obiettivi è anche da scrivere la scelta di invitare Clara Mattei, giovane e brillante economista della New York School for Social Research, che ringrazio di vero cuore per aver accettato di essere qui oggi sobbarcandosi un viaggio transoceanico in un periodo per lei denso di impegni, per tenere la lezione inaugurale su un tema di fondamentale rilevanza e attualità, che investe il gravissimo squilibrio a livello planetario nell'accesso alle risorse in connessione con la crisi delle democrazie. Quelli appena elencati sono solo alcuni esempi, perché l'internazionalizzazione ed esplorazione dei temi di frontiera nella ricerca saranno il tratto caratterizzante di tutta la nostra attività, come dimostrano anche gli ultimi seminari che abbiamo organizzato di recente sull'intelligenza artificiale del professor Innocenti e del professor Héritier dell'Institut d'Études Avancées di Nantes, che hanno riscosso un'ampia e attenta partecipazione. Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi dobbiamo operare nel rispetto dei più elevati standard etici, privilegiando la collegialità con il pieno coinvolgimento e la valorizzazione di tutte le componenti, i colleghi e le colleghe del personale amministrativo in primis, con cui quotidianamente condividiamo gli oneri di queste scelte, che si traducono in un lavoro spesso gravoso, ma affrontato con impegno diuturno. A tutte e tutti loro va la mia più sincera gratitudine, altrettanto ai nostri organi di indirizzo e coordinamento, Comitato Scientifico, Consiglio Direttivo, Consiglio Didattico, che sulla base delle rispettive competenze forniscono idee e cooperano fattivamente nella realizzazione dei progetti. Un sentito ringraziamento va al magnifico Rettore e al Direttore Generale per il convinto e concreto sostegno all'ISUFI. Grazie ai direttori di Dipartimento e al Senato Accademico nel suo insieme per i suggerimenti, la fiducia e la costante attenzione alla nostra azione. Tutte e tutti loro continueranno ad essere punto di riferimento e di confronto costante, come credo abbiano già avuto modo di constatare in questi primi mesi. Grazie a chi prima di me ha con lungimiranza fatto nascere, crescere e sviluppare la bella realtà di questa scuola, dal fondatore Angelo Rizzo agli ultimi direttori, e tra questi i professori Di Raimo e Fazio, qui presenti, che saluto con riconoscenza. Rivolgo un affettuoso, intimamente profondo, ideale saluto a Gabriella Piro, membro del nostro consiglio direttivo, che pochi giorni fa ci ha prematuramente lasciati. Rinnovo la vicinanza di tutta la comunità della scuola alla sua famiglia. Consentitemi infine un riferimento alla componente più importante di tutta la nostra comunità, le allieve
e gli allievi della scuola. Anche loro pienamente coinvolti in gran parte delle attività di ideazione dei progetti. Se per loro la partecipazione all'elaborazione di proposte è un'ulteriore opportunità di formazione, per noi rappresenta una fonte di spunti creativi che prelude a una partecipazione ancora più attiva. Ma non dimentichiamoci che oggi è anche un momento di festa. Un'occasione speciale che per coloro che hanno conseguito il diploma di licenza di scuola universitaria superiore e che più tardi saranno chiamati per la proclamazione. A tutte e tutti loro, agli amici e ai familiari che li accompagnano, rivolgo un caloroso benvenuto e augurio per un futuro che li veda protagonisti in positivo. Per far sì che mantengano un legame duraturo nel tempo e che le loro esperienze professionali possano rivelarsi preziose anche per le generazioni future di allievi, sta per costituirsi l'Associazione Alumni dell'ISUFI, a cui guardiamo con molto interesse e garantiamo un supporto convinto. La nostra scuola deve diventare orgoglio della nostra terra, riconosciuto a livello internazionale. Ambiamo per questo a definire una precisa identità e voi, allieve e allievi, che oggi la frequentate insieme a chi vi ha preceduto, avrete il compito di essere le future ambasciatrici e i futuri ambasciatori di questa realtà. Contiamo sulla vostra serietà, sul vostro impegno, ma anche sul vostro estro, sulla creatività e sulla leggiadria che la vostra età comporta. Da parte nostra ce la metteremo tutta. Gli insegnamenti che ricevete sono tanti, ma forse il più rilevante, il più ambizioso che cerchiamo di trasmettervi è quello di farvi apprendere come allontanarsi con prudenza scientifica dai sentieri più battuti, consapevoli delle nostre imperfezioni, perché nella ricerca non ci sono andature facili e dirette, e quelle che spesso possono sembrare scorciatoie si rivelano essere fatui miraggi. Puntiamo a insegnarvi a navigare in mare aperto, a tenere la rotta anche con venti sfavorevoli, con la consapevolezza che ogni approdo, per quanto sicuro possa apparire, è sempre momentaneo. Vi auguro di procedere sempre con garbo ed eleganza, ma con una giusta dose di insofferenza per ogni steccato. Con questo auspicio dichiaro aperto l'anno accademico 2023-2024 della Scuola Superiore Universitaria ISUFI dell'Università del Salento. Grazie. Alessandro De Riccardis al pianoforte e Antonio Bellucci al violino hanno eseguito un estratto del Gaudeamus Igitur, da Overture per una festa accademica di Johannes Brahms. Invitiamo ora la rappresentante degli studenti, Giulia Triolo, a introdurre il tema della prolusione. Buongiorno a tutti e a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare il magnifico rettore per le sue parole e volevo ringraziare anche il professor Rizzello, il direttore della scuola, insieme a tutta l'amministrazione per aver organizzato
un giorno così importante per tutti noi studenti e anche per gli alunni. Il mio intervento aprirà quindi il discorso, il successivo intervento della professoressa Clara Mattei, e il tema su cui si incentra è democrazia e disuguaglianza, il coraggio di osare, che credo sia un tema molto vicino a tutti, ma in particolare penso a noi giovani. In un paese in cui la Costituzione e il suo articolo 3 si mostrano come pietra miliare dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla giustizia, com'è possibile che nella realtà ci si trovi chiaramente davanti a così tanti casi di disuguaglianza sistematica? Cosa può la legge contro le volontà sociali, le volontà degli individui o addirittura quella dei politici? Molte volte mi ritrovo a guardare gli avvenimenti protagonisti delle testate giornalistiche come una spettatrice, quasi immobilizzata, impotente davanti a un paese in cui la democrazia appartiene al popolo, di cui io faccio parte, ma una parte passiva. Mi sento, e penso tanti giovani come me, come se fossi impotente davanti a grandi decisioni di poteri che sempre per l'articolo 3 sono prese da persone che dovrebbero essere mie pari. Nel leggere L'economia e politica, l'ultimo lavoro della professoressa Clara Mattei, mi è apparso evidente come a volte non ci accorgiamo di quanto pregnante possa essere la realtà economico-politica nelle minime azioni portate avanti anche soltanto per abitudine. Si parla di queste materie come se fossero semplicemente scienze ai massimi sistemi del funzionamento della collettività, quando in realtà a volte ci dimentichiamo che dovrebbero essere anche il nostro pane quotidiano. La politica deve trovare il suo cuore pulsante nella polis, nella vita della comunità, ed essere la passione che guida il cambiamento. Un cambiamento che noi dobbiamo e possiamo diventare. Ed è proprio questo che noi giovani dobbiamo fare. Abbiamo la necessità di scrollarci l'ovvio di dosso, di uscire dalla mentalità che la nostra realtà sia semplicemente intangibile, immanente, come se non potessimo interrompere un processo inevitabilmente già scritto dai nostri predecessori, nascondendoci dietro la convinzione che non ci sia rimedio. Non totalizziamo la nostra realtà, soverchiando il resto della storia, ma vediamola tramite tanti modelli differenti, perché siamo noi il nostro modello differente. E se non lo siamo, pensiamolo, diventiamolo e realizziamolo. Circondiamoci di una realtà che possa avere la nostra firma e che possa avere il nostro segno. Ricordiamoci che siamo il futuro, ma per ora va bene anche se siamo il presente. Vediamoci parte del popolo, sì, ma la parte attiva, quella che lotta per ottenere e che osa. La professoressa Mattei nel suo libro più volte cita Antonio Gramsci, che casualmente molti anni prima di me ha frequentato il mio stesso liceo, il liceo classico Dettori a Cagliari. Ogni giorno nel muro davanti alla scuola leggevo la celebre frase: istruitevi perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, la nostra. Mi sembra che queste diverse fonti conducano tutte ad uno stesso estuario. Dobbiamo avere il coraggio di fare, di osare e di guardare oltre l'ovvio, di studiarne il vuoto. Dobbiamo fare nostro un mondo che attende di essere nostro. La stessa professoressa ha frequentato come noi una scuola superiore, in particolare quella di Pavia. E quindi credo possa capirmi quando descrivo l'ambiente che si vive come un calderone di entusiasmo, di determinazione e di sogni. E io sono onorata di poter rappresentare tutti i miei compagni della scuola superiore di Sufi, perché ogni giorno ho la possibilità di vedere quanto valgono le loro idee, quanto valgono i loro pensieri e quanto valgono i loro sogni. E ho incredibile fiducia nell'idea che molti di questi si concretizzeranno. So che loro hanno il coraggio di osare e che oseranno, perché la conoscenza è il primo passo per immaginare un mondo diverso e per muoversi affinché diventi possibile. Grazie. Con un sentito ringraziamento
per aver gentilmente accettato il nostro invito. Esorto ora la professoressa Clara Mattei della New School for Social Research di New York a tenere la lezione inaugurale del nuovo anno accademico della Scuola Superiore ai Sufi, dal titolo Democrazia e disuguaglianze, il coraggio di osare. Grazie, è davvero un enorme onore per me essere qui. E prima di incominciare, ovviamente vorrei ringraziare il rettore, il direttore e Giulia, che ha fatto davvero una bellissima, bellissima riflessione per tutti. E vorrei anche proporre un minuto di silenzio per la strage di innocenti che è in atto in questo momento mentre noi siamo seduti qui a riflettere insieme. Più di 15.000 bambini sono morti a Gaza, migliaia sono i feriti e nelle ultime settimane ci sono decessi per malnutrizione. Quindi vorrei per favore che ci raccogliessimo in questo momento. Grazie, grazie mille. È molto importante che il sapere non sia sapere che si distacchi dalla realtà intorno a noi, dai problemi, dalla sofferenza umana. E sono per questo qui per proporvi di pensare all'importanza di una scuola come questa, degli SUFI, come realtà di eccellenza in Italia, come crogiolo per un sapere davvero critico e partecipativo, che appunto cerchi di andare al di là dell'idea, come ricordava Giulia, che siamo semplicemente passivi davanti a una realtà che ci circonda, in cui non possiamo intervenire, e lasciare tutto in mano ai tecnici, agli esperti, ai poteri forti. Invece l'importanza fondamentale di un sapere che non sia semplicemente un sapere tecnico per conformarsi a delle professioni remunerative, ma un sapere davvero per la nostra società, un sapere emancipativo, liberatorio, un sapere di consapevolezza civile. Ecco qui che questo tipo di sapere è il sapere che abbiamo il dovere di coltivare, soprattutto se facciamo parte di istituzioni belle e importanti come gli SUFI e altre scuole superiori. Appunto, io stessa devo tutto al fatto di aver avuto la fortuna di studiare per 5 anni in una scuola superiore italiana. E questo capisco sia un'enorme fortuna che porta con sé anche un senso di responsabilità civico. Ebbene, non c'è niente di più politico del metodo e dell'approccio al sapere, e questo è fondamentale, una consapevolezza di quanto il metodo, la metodologia che decidiamo di adottare come scolari, come scienziati, non è neutrale, non è, può mai essere neutrale, ed è per questo che dobbiamo avere un'onesta consapevolezza del tipo di lente che vogliamo indossare per guardare il mondo attorno a noi. Ecco, questa lente può essere una lente che invece di cercare di nascondere i problemi e le contraddizioni del presente, invece le porta a galla, e dopo averle portate a galla tenta davvero di indagare in profondità i motivi di queste contraddizioni. Una tra le tante contraddizioni chiaramente è il problema della disuguaglianza e della povertà crescente in tutto il mondo. È la prima volta l'anno scorso in cui la disuguaglianza globale tra nord e sud aumenta in maniera esponenziale. I recenti dati Oxfam mostrano che in Italia lo 0,1% più ricco
detiene una ricchezza pari al 60% più povero. Se negli ultimi 10 anni il numero dei minori in povertà assoluta nel nostro paese è triplicato, e parliamo di quasi un minore su 7, con numeri più elevati al sud, quasi il 16% dei minori è in povertà assolute in Sud Italia, ebbene nel frattempo, nello stesso periodo, il numero di miliardari è sestuplicato, raggiungendo quota 64. 8 uomini al mondo possiedono più ricchezza della metà più povera della popolazione mondiale. 3 uomini negli Stati Uniti possiedono più ricchezza rispetto alla metà della popolazione statunitense. Questi sono dati, sono solo numeri, che vanno però intanto portati a galla, portati alla luce, e poi spiegati. Ebbene, ci sono molteplici spiegazioni per la disuguaglianza, ed è quello che ho tentato, la mia ricerca si incentra anche su questo. La disuguaglianza non è un fatto naturale, è costruita socialmente, e le politiche economiche dominanti, che dominano strutturalmente nella nostra economia, direi da almeno un secolo, sono politiche di austerità. L'austerità è una parola che ormai sentiamo poco sui giornali, purtroppo perché è quasi sinonimo di politica economica razionale, realistica, virtuosa. Ebbene, l'austerità è onnipervasiva, effettivamente ha un impatto sulla quotidianità di tutti. E cos'è l'austerità? Bene, l'austerità non è il fatto che lo Stato non spenda, lo Stato può spendere. Il punto è che lo Stato spende lontano dai molti, lontano dai lavoratori, quindi tagliando strutturalmente la spesa, per esempio, della sanità o dell'istruzione. Sappiamo che ci sono previsioni che 500 scuole andranno chiuse nei prossimi 8 anni, e nel frattempo lo Stato, che taglia sui servizi sociali, spende a favore dei profitti privati, per le armi, per i sussidi agli investimenti degli asset manager internazionali in Italia per gestire la conversione green. I soldi lo Stato li spende, ma li spende per incrementare i profitti di coloro che effettivamente si arricchiscono sempre di più. E questo è vero anche per la tassazione. Non è una questione di vedere se lo Stato tassa molto, il problema è chi lo Stato decide di tassare. Siamo in un paese in cui la tassazione regressiva ha preso piede. E ciò significa che mentre abbiamo, per esempio, le tasse sulle eredità più regressive di tutta Europa, aumentano le tasse sui consumi, che vanno quindi a colpire tutti in egual misura. Questa austerità fiscale, taglio la spesa sociale e aumento delle tasse sui lavoratori. C'è austerità monetaria con l'aumento del tasso di interesse, che sembra una manovra neutra, ma poi scopriamo che i tassi di interesse elevati, mentre ovviamente beneficiano coloro che hanno dei capitali da prestare, la maggioranza di noi si trova in un mercato del lavoro peggiore, perché con l'aumento dei tassi di interesse l'economia entra in un ciclo che è un ciclo di minore crescita, e quindi questo significa meno posti di lavoro e l'innalzamento potenziale della disoccupazione. E finalmente l'austerità, austerità industriale, quindi privatizzazione, deregolamentazione del mercato del lavoro che aumenta la precarietà dei lavoratori, e ovviamente misure per abbassare i salari. Bene, questa è quella che ho definito nel mio lavoro la trinità dell'austerità,
che gioca come un insieme di politiche che si sostengono a vicenda, con il risultato che le risorse sono estratte e trasportate dalla maggioranza dei cittadini lavoratori ai pochi detentori di capitale. Ebbene, questa è l'austerità che caratterizza le nostre vite in tutto ciò che facciamo. E questa austerità non è qualche cosa di neutrale, ma è sostenuta da sapere economico. Questo è il motivo per cui è così importante capire la responsabilità degli studiosi, dei professori e degli studenti nel problematizzare il tipo di sapere che gli viene presentato. I docenti di economia sanno che quando si studia economia all'università viene presentata l'economia come una scienza oggettiva e pura. C'è un libro di testo, ci sono delle formule, ci sono delle definizioni, e questo va in qualche modo interiorizzato e operazionalizzato attraverso dei problemi da risolvere. Ebbene, questa scienza economica non è neutrale, è una scienza che è stata costruita nel tempo con degli assiomi e delle assunzioni estremamente, purtroppo, moralistiche ed estremamente classiste. Il grosso salto, e questo è il motivo per cui la storia è fondamentale, la storia è parte integrante della teoria. Non si può fare teoria pensando che la storia sia separata dalla teoria, perché la storia fa parte di come le idee emergano, di come le idee circolino e quindi di come le idee prendono il sopravvento su altre idee. Ebbene, il grosso cambio di paradigma, che poco si studia a scuola, è il salto di paradigma tra la cosiddetta economia politica classica e la cosiddetta teoria neoclassica. Cosa succede? Bene, è un salto fondamentale nel modo in cui tutti noi, perché poi di nuovo le idee circolano e si diffondono su tutti i livelli della società, quindi ecco la responsabilità dell'intellettuale, la responsabilità di un'istituzione come questa. Non si limita, purtroppo le idee hanno un impatto enorme. Ebbene, si passa da un paradigma che pone il focus sul il capitalismo in quanto tale, come sistema socio-economico, che guarda quindi all'aggregato, vede questo capitalismo come un sistema economico che si fonda su delle classi e sul conflitto di classe, un paradigma che vede il lavoro come fonte di valore e quindi teorizza effettivamente la crescita economica come fondata su una surplus di valore, quindi in qualche modo sul quello che viene definito lo sfruttamento in senso tecnico, nel senso che i lavoratori producono più valore rispetto a quello che ricevono in busta paga. Ecco, questo è il paradigma dell'economia politica classica, da Smith a Ricardo a Marx, che è stato sostituito con un paradigma che non vede più la classe ma vede l'individuo, non vede più il conflitto tra le classi ma vede l'armonia, non vede più il lavoratore ma vede l'imprenditore. E capiamo dunque che in questo tipo di lente che ci spiega il mondo in termini molto differenti, la lente neoclassica è una lente che si sofferma sul mercato quale istituzione che soddisfa le utilità marginali dei consumatori, quindi che massimizza il nostro benessere. Ebbene, questa concezione del mercato idealizzata come migliore strumento per raggiungere i nostri obiettivi è molto diverso da come la lente dell'economia politica classica concepiva il mercato, o può concepire. Parlo al presente perché mi reputo qualcuno che ha cercato di esplorare l'enorme potenziale cognitivo della lente che ci proviene da questa tradizione
che è stata per troppi anni dimenticata. Bene. Quindi, mentre il paradigma neoclassico idealizza il mercato, il paradigma di economia politica classica concepisce il mercato come luogo di competizione reale che permette la realizzazione dei profitti, che è effettivamente l'ultimo obiettivo del nostro sistema economico. Quindi l'idealizzazione del mercato si contrappone a una visione di un mercato che effettivamente è uno strumento per l'accumulazione di maggiore capitale. Capiamo che quindi è un completo ribaltamento di prospettiva in cui, secondo questo paradigma che sto in qualche modo spolverando, non soltanto io ovviamente, cercando di cogliere per la sua importanza di spiegazione sul mondo, capiamo che ci permette di vedere quanto il nostro sistema economico, ben lungi dall'essere proiettato alla soddisfazione dei bisogni degli esseri umani, è un sistema economico che detiene una logica che non ha nulla a che fare con la soddisfazione dei bisogni umani. È una logica dell'accumulazione, una logica del profitto, che quindi pone il profitto completamente al di sopra di noi, il valore di scambio al di sopra del valore d'uso, e quindi il completo distacco della nostra economia, l'economia che siamo noi, come partecipanti della produzione e dell'accumulazione. Ebbene, i partecipanti non contano nulla. E questo è un problema strutturale, sistematico, ed è per questo che è così fondamentale non limitarsi a parlare di neoliberalismo, ma tentare invece di riproblematizzare il capitalismo in quanto sistema socio-economico più generale. Ecco, questo io credo sia il vero adesso mi viene la parola in inglese, scusate perché sto parlando malissimo l'italiano ultimamente, il vero challenge, che in italiano si dice la vera sfida, grazie. È questa la vera sfida per le nuove generazioni: non accontentarsi di spiegazioni di superficie, né spiegazioni che cercano di nascondere invece che spiegare. Spiegazioni che vadano alla radice, che guardino al sistema in quanto tale e si rendano conto che effettivamente, purtroppo, la logica stessa del nostro sistema economico è una logica incompatibile con una visione di lungo periodo per il benessere di noi e, diciamo, del pianeta. Un sistema assai incompatibile con effettivamente la sopravvivenza dell'umanità in quanto tale. Ecco, questi sono alcuni punti di riflessione per mostrarvi quanto le lenti che decidiamo di indossare, ai miei studenti faccio sempre così, la lente che indossi come studioso, come studente, cambia completamente il modo con cui ti approcci al mondo. E invece di prendere per scontato un approccio al sapere che ci dice bene, qua c'è la scienza oggettiva, imparala e affidati agli esperti, che sono neutrali, un sapere che invece storicizza proprio come il sapere emerge in primo luogo, ci mostra che tutti gli studiosi hanno un ruolo in questa società. E questo è fondamentale soprattutto per gli economisti. Io sono economista, io ho studiato filosofia all'Università di Pavia, allo IUS e all'Università di Pavia. Dopodiché mi sono imbarcata nel progetto di fare un dottorato in economia. Il motivo per cui ho studiato il dottorato in economia a Sant'Anna, altra scuola superiore qui in Italia, è che ebbi la fortuna di studiare con il professor Giorgio Lunghini. Giorgio Lunghini mi introdusse alla storia del pensiero economico.
E la prospettiva dello storico del pensiero economico è proprio una prospettiva che mostra quanto le idee non siano astratte rispetto al contesto in cui si formano e quanto non vi sia un'idea, ma una pluralità di idee che sono anche molto spesso in competizione l'una con l'altra, perché appunto frutto di metodi differenti. Quindi l'importanza di un approccio effettivamente multidisciplinare, interdisciplinare, ci permette di capire come le idee emergano. Ecco, questa è una strada che io ho compiuto dopo aver fatto il dottorato in economia, appunto ispirata dal professor Giorgio Lunghini, che mi introdusse alla storia del pensiero economico e quindi alla ricchezza dell'economia se vista in prospettiva storica, con la pluralità di teorie che si confrontano. Ho indagato poi, come nella mia ricerca, proprio il ruolo degli economisti nel salvaguardare l'austerità. Come dicevo, l'austerità non è nulla di neutrale ed è sostenuta da specifiche metodologie, specifiche idee economiche. Ebbene, il paradigma neoclassico che ci dice che è l'imprenditore il perno su cui si basa la società, chiaramente porta l'incentivo delle politiche pubbliche a spostare queste risorse dai lavoratori agli imprenditori, all'incentivo, no? All'incentivo dell'imprenditore, quindi il motivo per cui è importante abbassare le tasse sui capitali, abbassare le tasse sui profitti e deregolamentare per permettere maggiori incentivi a coloro che effettivamente vengono indicati come il motore dell'economia. Quindi quello che voglio cercare di esprimere è quanto effettivamente questa teoria economica abbia impatti enormi su come noi stessi concepiamo la possibilità delle nostre politiche economiche. Quindi il ruolo sociale importante che gioca l'economista, che può essere un economista che favorisce l'austerità, oppure un economista che cerca di favorire delle alternative radicali per come organizzare la società. Bene, il mio studio si è concentrato sul periodo dopo la Prima Guerra Mondiale, in cui effettivamente Antonio Gramsci partecipava insieme ai suoi colleghi all'epoca, studioso anche lui di filosofia a Torino, e i lavoratori delle fabbriche Fiat, nel proporre, dopo la Prima Guerra Mondiale, un'idea di società molto differente rispetto a quella che era stata in vigore fino a quel momento. Fino alla Prima Guerra Mondiale il sistema economico capitalistico era dato per scontato come dato di fatto naturale. Ebbene, il fondamentale ruolo della Prima Guerra Mondiale fu proprio quella di politicizzare i pilastri stessi su cui si basa la nostra economia. La proprietà privata dei mezzi di produzione e i rapporti salariali, ciò che appunto sta alla base del nostro sistema economico oggi, erano visti non più come dati da accettare, ma come risultato di decisioni politiche ben precise. Questo fu il grosso portato dell'intervento dello Stato durante la Prima Guerra Mondiale. Durante la Prima Guerra Mondiale in Italia lo Stato intervenne, non soltanto in Italia, in tutti i paesi belligeranti. Lo Stato intervenne per la prima volta invadendo la sacralità del mercato. Lo Stato divenne primo produttore, quindi gestendo o addirittura nazionalizzando le industrie. E poi divenne anche primo datore di lavoro, nel senso che interferì nei normali rapporti tra lavoratori e datori di lavoro, effettivamente costringendo gli italiani ad andare a lavorare. In Italia la forza lavoro fu militarizzata, come ci ricorda Einaudi, e questo significò che per la prima volta effettivamente anche il rapporto salariale fu visto come effettivamente imposto e mantenuto vivo dalle decisioni politiche dello Stato. Ecco, questo momento di
enorme apertura dell'immaginazione politica, che era proprio basata sul fatto che le persone si rendevano conto che l'economia non era un'entità statica esterna, ma era un'entità in movimento, in cui effettivamente le decisioni politiche potevano trasformare enormemente come produciamo e come distribuiamo. In questo momento qui si aprì un'enorme crisi del sistema capitalistico, una vera e propria crisi esistenziale. In che senso crisi esistenziale? Bene, una crisi che si sviluppò come i lavoratori stessi, i produttori, che vollero partecipare in prima persona reclamando l'importanza della cosiddetta democrazia economica. Ecco che introduco il secondo l'ultimo tema del titolo della mia lezione oggi. Una rivendicazione di democrazia economica, ovvero una rivendicazione di partecipazione diretta dei produttori tramite assemblee, tramite rapporti orizzontali, nella decisione della propria attività lavorativa. I consigli di fabbrica si espansero in Italia, i lavoratori occuparono le fabbriche per più di un mese nel 1920, l'estate del 1920, mentre i contadini occuparono le terre in Italia in quegli anni, quindi il biennio rosso 1919-1920 come fulcro di un momento storico di crisi del sistema portato avanti da effettivi esperimenti per una gestione delle risorse molto molto differente rispetto a quello che viviamo oggi e rispetto a quella che avevano vissuto fino alla prima guerra mondiale gli abitanti del nostro paese. Fu proprio in questo momento storico che gli economisti giocarono un ruolo fondamentale per la protezione del capitalismo. Cosa accadde? Accadde che Benito Mussolini salì al governo nell'ottobre del 1922, non certo con un colpo di Stato, anche se la marcia su Roma apparve molto vistosa, ma tramite un accordo politico di mantenimento dell'ordine sociale. Spaventava moltissimo il fatto che la maggioranza stesse domandando una democrazia economica, perché questa era l'intuizione, per esempio, dell'Ordine Nuovo a Torino, l'idea che se ci limitiamo alla democrazia politica, al fatto che andiamo a votare una volta ogni tot anni e poi però perdiamo di sovranità nella nostra quotidianità, perché effettivamente tutti i giorni seguiamo delle regole dettate da altri, quindi l'idea che invece il lavoratore dovesse partecipare e ritrovare una sua centralità nelle decisioni economiche. Ecco, questa rivendicazione di democrazia economica, l'idea che soltanto una democrazia economica può effettivamente portare alla luce una democrazia politica non soltanto formale ma effettiva. Ecco, questa rivendicazione da parte delle masse popolari nella partecipazione della gestione dell'economia fu vista con enorme terrore dalle classi dirigenti ed è per questo che Benito Mussolini ottenne un enorme sostegno da parte di tutta l'elite, non soltanto fascista, ma anche liberale, e soprattutto un enorme sostegno da parte degli economisti. Vi voglio raccontare un po' questa storia, sto tenendo d'occhio il tempo, credo di avere ancora 5-10 minuti, perché ho iniziato ai 50, quindi ok. Vi voglio raccontare il motivo per cui decisi di studiare questo momento storico, il motivo per cui decisi di studiare gli economisti che si impegnarono a sostenere il regime fascista per portare l'austerità nel nostro paese, come metodo di protezione del capitalismo contro questi esperimenti di democrazia economica. Era il momento del mio dottorato e al tempo al governo vi era Mario Monti, e sappiamo benissimo che erano anni di austerità molto molto evidente, in cui la parola effettivamente circolava addirittura sui giornali, cosa che appunto adesso non succede, ma appunto la continuità purtroppo non è mai stata recisa.
Ebbene, in quegli anni io vivevo cosa significasse l'austerità sugli italiani, l'impoverimento enorme dei cittadini e ovviamente la diminuzione delle risorse pubbliche per l'istruzione. Andai in biblioteca a Torino e scoprì un articoletto scritto da Gianni Toniolo, insigne storico economico che si occupò di fascismo e non solo, e lessi sulle politiche economiche del primo fascismo di Alberto De Stefani. Alberto De Stefani, primo ministro delle finanze del Tesoro sotto Benito Mussolini, insigne accademico, professore d'economia a Venezia. Ebbene, De Stefani portò con sé al governo Umberto Ricci, uno dei primi, diciamo, diffusori del marginalismo in Italia, anche lui storico liberale, storico economista liberale, e ovviamente Maffeo Pantaleoni. Maffeo Pantaleoni è uno dei padri fondatori della economia pura, come si definiva questo paradigma neoclassico che cercava di scardinare la tradizione storicistica, anche la tradizione marxiana, in accademia fino a quel momento. Ebbene, questi economisti si ritrovarono a lavorare nel gabinetto Mussolini con pieni poteri per implementare dura austerità, che si mostrò nella forma di 65.000 dipendenti pubblici licenziati, la più grossa ondata di privatizzazione occidentale in Italia di quegli anni, la fece Benito Mussolini. Il taglio drastico alla spesa sociale e ovviamente deflazione monetaria per tornare all'oro nel 1926, che portò con sé un grosso intervento dello Stato per reprimere i salari tramite legge. E chiaramente sappiamo anche che parte dell'austerità industriale in Italia fu rappresentata dalla rendere illegali sia i sindacati che gli scioperi. Ebbene, questa austerità mi apparve subito nel suo parallelismo col presente. Lessi delle politiche economiche di De Stefani e pensai: quanta somiglianza rispetto a quello che leggo sui giornali oggi. E poi scoprì anche che nessuno aveva provato a interpretare le politiche economiche di Mussolini tramite la lente dell'austerità. E soprattutto che moltissimi storici del pensiero economico avevano voluto contestualizzare il pensiero di qualcuno come Luigi Einaudi o qualcuno come Maffeo Pantaleoni all'interno del loro battaglie politiche di sostegno alle politiche economiche di Benito, del governo fascista, proprio perché favorevoli all'austerità. Ecco che mi spinsi a svolgere un lavoro per natura interdisciplinare e quindi per natura molto poco apprezzato dalla comunità accademica. La fatica di credere nella propria ricerca e di perseguire un lavoro di archivio in quanto economista fu molta, perché appunto sappiamo che il metodo preferito degli economisti non è certo quello qualitativo e storico, ma è quello quantitativo e astratto. Quindi il mio sforzo di cercare di invece investigare più a fondo che cosa fosse questa austerità e quale fosse il connubio tra austerità e fascismo per combattere la democrazia economica fu un'impresa non facile. Mi scontrai con quello che era la disciplina settoriale dei vari giornali scientifici, mi scontrai con la comunità attorno a me, e ebbi la fortuna in qualche modo di essere assunta all'università a New York, perché era un dipartimento in cui effettivamente l'interdisciplinarità aveva maggiore presa. Quindi la mia fortuna fu quella di essere riuscita effettivamente a
pubblicare un libro con la University of Chicago Press e quindi in qualche modo dare finalmente dare finalmente forma fisica tramite un libro dopo quasi 10 anni di studio sul tema a questa ricerca. E quindi finalmente adesso le idee, diciamo, eterodosse che propongo sulla relazione, per esempio, tra liberalismo e fascismo e nel sostegno all'austerità, sono meno tabù perché appunto riconosciute anche a livello internazionale. Quindi la forza anche ovviamente di essere in un'istituzione internazionale dà forza alle idee. Tutto questo per dire quanto effettivamente il sostegno istituzionale a delle idee alternative sia fondamentale. Per quanto uno studioso possa essere coraggioso e appassionato della propria ricerca, cosa che per fortuna mia sono sempre stata, e mi sembra che qui Giulia come rappresentante degli studenti mostri quanta passione e volontà di studiare ci sia in questa bellissima istituzione. Bene, questo coraggio personale necessariamente ha bisogno di un supporto istituzionale. Senza un luogo in cui effettivamente puoi produrre sapere alternativo, questo sapere non può essere prodotto perché si viene schiacciati dalla censura che esiste anche in accademia. Quindi l'importanza di osare porta con sé, diciamo, grandi ostacoli, ma anche grandissime soddisfazioni. E quindi vorrei concludere negli ultimi 2 minuti proprio la storia che racconto nelle mie ricerche, che adesso è uscito in una versione, diciamo, più divulgativa in questo libretto, L'economia e politica. È proprio appunto la storia di quanto la teoria economica abbia giocato un ruolo fondamentale nel sostegno al regime fascista degli anni 20. E quanto questo sostegno appunto andava ben al di là della divisione tra fascisti e liberali, tant'è che ho passato molto tempo a Londra negli archivi della Banca d'Inghilterra e negli archivi del Tesoro britannico. Effettivamente la storia che racconto è il parallelismo tra ciò che avveniva in Gran Bretagna negli anni 20, molta dose di austerità anche in Gran Bretagna e in Italia, per mostrare quanto tutti i tecnici, l'elite liberale, concepiva Mussolini come il salvatore in un momento storico in cui c'era interesse a cambiare effettivamente l'ordine economico. Vediamo se trovo. Tra l'elite liberale vigeva un sentire comune. In Italia la determinazione degli esperti non sarebbe stata sufficiente senza un governo capace di imporsi anche con la forza. Perfino Montagu Norman, governatore della Banca d'Inghilterra e figura emblematica del liberalismo, dopo aver espresso iniziali diffidenza nei confronti di uno Stato come quello fascista, sotto il quale ogni forma di dissenso e opposizione era stata eliminata, dovette ammettere: questo stato di cose è adeguato al presente e può offrire al momento l'amministrazione più adatta all'Italia. Nel 1926, quando il fascismo aveva ormai mostrato il suo vero volto, Norman scrisse: il fascismo, e questa è una lettera che ho trovato io negli archivi, prima volta pubblicata, il fascismo ha sicuramente portato ordine nel caos negli ultimi anni. Qualcosa del genere era senza dubbio necessario per evitare che il pendolo oscillasse troppo nella direzione opposta. Il Duce era l'uomo giusto nel momento critico. La missiva era indirizzata al suo amico e collega Jack Morgan Jr., proprietario della JP Morgan Chase Bank, che è tuttora la banca più importante negli Stati Uniti e che giocò un ruolo vitale nel sostegno finanziario al regime di Mussolini. Ecco, quindi quanto il nostro sistema economico sia in qualche modo più funzionale quando siamo governati da sistemi non democratici. E quindi in qualche modo la tensione tra capitalismo e democrazia è qualcosa che in realtà gli esperti economici, che appunto si propongono come neutrali, ma effettivamente se uno va a vedere storicamente che battaglie hanno combattuto, si mostra chiaramente la loro posizione classista. Un classismo che appunto è nelle assunzioni stesse dei nostri modelli, proprio il classismo sta nei modelli stessi, come
cerco di mostrare nel mio lavoro. Bene, questa mi sono, ho perso quello che stavo dicendo. Questo economisti che si manifestano come neutrali sanno molto bene quanto la democrazia sia abbastanza incompatibile con le decisioni economiche più virtuose per il sistema. Ecco che l'alleanza con regimi autoritari non si limita soltanto al fascismo. Storicamente conosciamo bene il caso di Pinochet, Augusto Pinochet in Cile, che ebbe il sostegno dei maggiori accademici alla Chicago School of Economics, incluso Milton Friedman, ma sappiamo benissimo che c'è una vastissima letteratura in economia in cui si dice perfettamente, e all'Università Bocconi, per esempio, questo genere di studi è molto, diciamo, è molto prolifico, che ci dice chiaramente che le democrazie rappresentative fanno male alla nostra stabilità economica. L'idea che più democratico è un paese, più instabile economicamente, più indebitata rischia di essere lo Stato. Quindi questa consapevolezza della necessità di isolare le decisioni economiche dalla partecipazione dei cittadini è fortissima negli studi economici. Le banche centrali indipendenti, che noi diamo per scontato, la BCE è la banca centrale più indipendente al mondo. Nella sua Costituzione ha degli articoli in cui dice chiaramente che non ci devono essere nessuna intrusione da parte di rappresentanti politici. Ecco, questo è qualcosa che noi diamo per scontato, ma è un'istituzione estremamente antidemocratica, proprio basata sul principio tale per cui più partecipazione c'è nelle decisioni economiche, meno queste decisioni andranno nella direzione giusta. E questa non è un'intuizione sbagliata di per sé, è un'intuizione classista, perché non è sbagliata nel senso che è vero che se le persone devono decidere sulle decisioni economiche, decideranno contro la logica del capitalismo, decideranno per l'espansione delle risorse sociali, decideranno per maggiore sicurezza lavorative, decideranno per principi che sono incompatibili con il tipo di capitalismo che vediamo oggi di imperare. Quindi concludo dicendo dell'importanza per gli studiosi di effettivamente affrontare tutte queste questioni. Se io mi fossi limitata alla scienza economica, ai modelli economici, queste connessioni così fondamentali per capire il presente non sarebbero mai venute alla luce. Quindi l'importanza della interdisciplinarità, del fatto che se si studia economia non si può non studiare storia, non si può non studiare giurisprudenza, non si può avere una base forte in filosofia, perché soltanto così emergono nuovi modi di capire la realtà, emerge un nuovo modo che ci può poi fornire degli anticorpi per capire cosa sta succedendo oggi. Direi che posso concludere dicendo che è più che mai importante combattere per un mondo davvero democratico e davvero inclusivo. Noi siamo fortunatissimi ad essere qua, avere i mezzi per poter effettivamente indagare e andare a fondo. Quindi vi prego, ragazzi, non vi conformate, abbiate fiducia nelle vostre capacità e nella vostra curiosità per effettivamente cercare di far vostra l'idea che l'economia siamo noi, la società siamo noi, e quindi è tramite l'azione collettiva, è un'azione collettiva cosciente, che il mondo può cambiare in una direzione che sia una direzione migliore per tutti. Grazie mille ancora. Ringraziamo la professoressa Mattei.
Ora il magnifico rettore e il direttore dei Sufi offrono alla professoressa un'opera dell'artista Salvatore Spedicato, che invitiamo a raggiungerci. L'opera riproduce il chiostro del monastero degli Olivetani e la doniamo a Clara Mattei con l'auspicio che possa serbare un ricordo piacevole della scuola e del nostro Ateneo. Siamo giunti ora al momento più emozionante della cerimonia, la consegna dei diplomi di licenza, che introduciamo con l'esecuzione del brano Paolo e Francesca, testo e musica di Edoardo Presicce, ispirato al quinto canto dell'Inferno di Dante, voce Caterina Luceri, pianoforte e voce Edoardo Presicce. Risposta, trova un senso a questo amore che ci ha dato questa posta troppo alta da pagare, di una fede mal riposta. Non ci vuoi proprio pensare, non mi vuoi lasciare sola, non mi vuoi lasciare andare, ma quel colpo di pistola ci ha impedito di scappare e ora il nostro corpo vola per l'eternità. Sono felice anche in questa tempesta, l'amore è tutto quello che ci resta, e anche se spesso mi sento in difesa, ci sei tu a tenere la presa. E anche se a volte rimpiango la vita, mi basti tu perché mi senta vivo, e anche se vorrei scappare, rimango. Insieme andremo lontano.
tu a tenere la presa, e anche se a volte rimpiango la vita, mi basti tu perché mi senta vivo, e anche se vorrei scappare, rimango. Quando Francesca cadde nell'inferno e la bufera travolse il suo giorno, lei no, non pianse, perché c'era Paolo. Invitiamo ora sul palco gli allievi della scuola per la proclamazione. Linda Albanese, Andrea Camisa, Marco Chironi, Francesca Cozza, Giulia De Giorgi, Giovanni Paolo delle Donne, Chiara De Masi, Francesco De Masi, Chiara Doria, Alessio Giannotta, Iole Invidia, Giulia Leonetti, Fabio Longo, Giorgia Luceri, Beatrice Mangia, Chiara Manieri, Antonio Mazzotta, Dario Melle, Caterina Milone, Fabrizio Morgagni, Matteo Mucci, Alberto Orlando, Lorenzo Pellegrino, Nadia Perrone, Mario Presicce, Irene Rosafio, Isabella Salzano, Vittoria Scarpa, Altea Tafuro, Riccardo Tommasi, Elena Urso, Federica Vilei, Margherita Zappatore, Nemola Zecca. Noi, professore Fabio Pollice, magnifico rettore dell'Università del Salento, visti gli attestati degli studi compiuti presso la Scuola Superiore Sufi di questa università, visto il risultato dell'esame finale, vi proclamiamo diplomati nella Scuola Superiore Sufi. Complimenti. Era il plurale maiestatis che mi metteva un pochettino a disagio, diciamo, però per il resto. Ma noi rappresenta non il rettore, non il direttore della scuola, ma tutta la comunità accademica. Quel noi ha un valore molto, molto più importante per tutti. Complimenti veramente di cuore a tutti voi. Complimenti anche da parte mia e da tutte le componenti della scuola. Siate sempre fieri di questo percorso che avete fatto, come noi lo siamo di voi. Congratulazioni. Adesso.
con l'ascolto del brano Improvvisazione per violino e pianoforte, eseguito da Antonio Bellucci al violino ed Edoardo Presicce al pianoforte, si chiude la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2023-2024 della Scuola Superiore I Sufi. Signore e signori, grazie per la vostra partecipazione.